però con domande e chiarimento. Quindi, signora Agostino, si vuole accomodare? Presidente, chiedo scusa, avvocato Redici, segnalo alla Corte che la signora Flora Agostino, che è parte civile, però ora si allontana dall'udienza, così potendosi svolgere l'istruttoria senza la sua perché presenza. Perché la signora Flora Agostino sarà testimone, quindi a maggiore garanzia l'avvocato Repici e noi prendiamo atto che la signora Flora Agostino, figlia del signor Vincenzo Agostino, si allontana. Facciamo accomodare, aiutiamolo magari piano piano il signor Vincenzo Agostino, me lo avete detto prima, quindi ne diamo atto subito, il signor Agostino ha un problema di udito, quindi per meglio, probabilmente amplificato anche dall'uso delle mascherine, da parte diciamo di chi interloquisce con lui, quindi per superare questo problema è stato predisposto, sono state predisposte delle cuffie attraverso le quali lui può meglio sentire, ma prego si accomodi. Quindi chiedo chi è che ha predisposto questo impianto diciamo di cuffia? Questo perché io, se Presidente, non ci sento tanto non bene, ci sente ormai questo, la metà. Questo impianto, le cuffie da chi sono state? Sono del signor Agostino, d'accordo, ma sono attaccate all'impianto nostro, quindi sì. Diciamo, diamo atto che ovviamente quello che ascolta il signor Agostino tramite le cuffie è soltanto quello che viene detto in udienza, cioè tutto quello che tutte le parti attraverso i microfoni esporranno verbalmente è solo quello, è quello che sente il signor Agostino, perché le cuffie sono attaccate all'impianto di amplificazione di questa aula. Non so se sono stato chiaro, cioè abbiamo così la garanzia che lui sente soltanto quello che diciamo ciascuno di noi parlando al microfono. Lei con, sì, le cuffie ci sente bene, signora Agostino? Sì, signora. Va bene, allora, io devo avvisarla che lei oggi, abbiamo acquisito tutti i suoi verbali precedenti, nonché resi anche innanzi ad altre autorità giudiziarie, eccetera. Però adesso le parti le vogliono fare delle domande a chiarimento sui punti che riterranno necessari. Io devo avvisarla che lei oggi viene sentito come testimone. Il testimone ha l'obbligo di dire la verità, perché se non dice la verità commette un reato che è quello di falsa testimonianza, che è un reato grave, perché la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti, che non dicono tutta la verità. Legga la formula, signora Agostino. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mio conoscenza. Ci vuole dare le sue generalità? Mi chiamo Vincenzo Agostino, sono nato 1937 a Castellumerto, provincia Messina. Risiede? Residente a Palermo. Residente a Palermo. Senta, signora Agostino, non ho capito bene, lei ha detto solo l'anno, è nato nel 1937, ha detto anche il giorno e il mese? Sì, 1937, il 22 marzo. 22-3, 1937. 1937, residente a Palermo. Residente a Palermo, via Carlo del Prete, 40D. 40D. Lei con questo sistema delle cuffie ci ascolta bene, sente bene? Sì, signora. Allora, io non vi ho interpellati, ma penso che siamo tutti concordi su questo sistema, sull'utilizzazione delle cuffie, siamo tutti d'accordo? Sì, perfetto. Presidente. Sì. Va bene, va bene. E allora, prego la procura. Ovviamente, lo dico una volta, per tutti i testi che saranno comuni, l'esame sarà uno solo, cioè le altre parti che hanno dedotto il testo comune avranno tutta la libertà di fare il proprio controesame, nonché il proprio esame diretto. E in unica soluzione si farà tutto l'esame del testo. Pubblico Ministero. Presidente, prima di tutto volevo chiederle l'autorizzazione a rimanere seduto. Prego. E allora, signora Agostino. Buongiorno. Buongiorno. E allora, siamo qua, io le devo fare delle domande, mi dispiace che dovrò ricordarle dei fatti, che certamente non sono piacevoli. Prima di tutto, volevo chiederle, lei ha avuto quanti figli?
Ho avuto 4 figli. 2 maschi e 2 femmine? 2 maschi e 2 femmine. Ci può dire i nomi? Il primo genito Salvatore, il secondo Antonino, il terzo Annunziata, la quarta Flora. Mi dico una cosa, Salvatore ha qualche problema? Se lo può esplicitare in maniera chiaramente. Sì. Salvatore dopo era uno studente, lavoratore. Salvatore dopo la morte del fratello, quando ha visto a fratello, scusate, e la cognata a terra, ha cercato di guardare chi erano stati. Da quel momento del suicidio della società. Da quel momento si è dissociato dalla società. Da quel momento mio figlio non ragiona più. Ha lasciato gli studi, ha lasciato tutto. E quindi attualmente ce l'ho a casa io. Sotto sedative, cura psicologica, ha rovinato completamente la società. E ce l'ho in casa. E questo è uno dei tanti anche della mia famiglia. Senta, signor Agostino, voi da quanto tempo andavate a Villa Grazia, dove vi trovavate il 5 agosto? Da quanto tempo avevate questo piccolo apprezzamento del terreno? Questo piccolo apprezzamento del terreno. Io, quando mia figlia Flora già aveva 4 anni, per circa 14 anni eravamo lì, perché poi ogni compleanno di Flora, che faceva compleanno il 6 agosto, veniva festeggiato lì. Quell'anno, 1989, Flora compieva 18 anni e aveva chiesto se potevano andare in discoteca a festeggiare. Per me, come padre, come mamma, abbiamo acconsentito. Già mio figlio Antonino era sposato, perché si è sposato il 1 luglio 1989. E quindi avevamo consentito di andare in discoteca. Quel giorno Senta, il giorno precedente, il 5 di agosto, cosa era accaduto? Se lei lo ricorda, la sera, insomma. No. Nino era stato da voi? Nino era stato da noi perché andò a pescare assieme a un ragazzo di nome Rizzuto. Noi lo chiamavamo Paolotto perché l'abbiamo visto crescere, che era lì nella spiaggia, suo papà aveva un'altra barca che andava a pescare qua assieme a mio figlio Nino. E la notte andò a pescare assieme a questo Paolotto. Sono ritornate verso le 3 di notte, 3, 4 che fossero state. Siccome la capanna era piccola, io ho sentito tutto, mio figlio mi dice: papà, io domani mattina devo andare in servizio perché ho cambiato turno. Allora io mi sono procurato a chiamarlo verso le 6:30 della mattina. Lui si alza, fa colazione, si guarda il mare e, girando che io lo osservavo, lui mi mette una mano sulla spalla quella mattina e mi dice: papà, si chiamerà come te. Quindi già lui sapeva che la moglie aspettava un bambino, e se ne sono andate. Il Paolotto è rimasto lì da noi. Lui doveva andare a lavorare, giusto? Nino doveva andare a lavorare. Sì, signora. Nino doveva andare a lavorare, a prendere servizio, perché aveva fatto cambiare il turno. Anziché 7:13 ha fatto 15:20, non so l'orario quello che doveva fare, anticipato la mattina.
E quindi all'una lui smontò e, lasciando la moglie a casa durante la consegna, l'andò a riprenderla a casa della suocera possibilmente. E sono arrivati lì a Villa Grazia di Carine intorno 15:30, 18, non mi ricordo con precisione quando è che sono arrivato. Il Paolotto, che era rimasto lì, ogni 5 secondi chiedeva Nino quando veniva. Nino quando arriva, Nino quando veniva. E beh, Paolotto, Nino andò in servizio, quando smonta praticamente viene. Scusate, signor Agostino, le posso chiedere, questo signor Paolotto, Paolotto era il suo nome? Noi lo chiamavamo Paolotto. Esatto, lui si chiamava Rizzuto, ma come? Rizzuto Paolo. Rizzuto Paolo. Paolo, Paolotto. Va bene. Una cosa del genere. D'accordo. Quindi era piccolo. Diminutivo. Diminutivo del nome, va bene. Esatto. Prego, pubblico ministro. Rizzuto. E quindi chiedeva sempre quando arrivava. Sono arrivate marito e moglie e portarono l'album del matrimonio. Quest'album del matrimonio, io mi stavo guardando la televisione in fondo, vicino al mare. Mi scusi un attimo, quindi rispetto all'entrata dov'è? Dall'altra parte, diciamo? Dall'altra parte, lato opposto al mare. Comunque non è molto grande. No, saranno 30-40 metri di distanza fra l'entrata e dove mi trovo io. Vabbè, più o meno. Forse un po' di meno. Dico, più o meno. Oggi. Sì. E quindi arriva mia nora, mi dà un bacio. E io praticamente la saluto tutto quanto. Mentre che mia moglie stava stirando fuori sotto la capanna il vestito di Flora che doveva andare in discoteca, loro dicono, stiamo andando qui da una parente che si chiamava Giacomina Schiera, che era cugina di mia moglie, per farci vedere l'album del matrimonio. Sono uscite, in quella strada, quando loro sono uscite, Paolotto scompare, Rizzuto, Paolotto scompare. E io poi non l'ho visto. Loro sono uscite e sono andate da questa mia parente a far vedere l'album del matrimonio. Sono mancate qualche 3/4 d'ora, un'ora, con precisione, non lo saprei dire. Al ritorno, che loro escono di questa abitazione, si mettono sulla strada e io, mentre mi stavo guardando la TV, sento un botto. Ho pensato che era un petardo, come avevano anticipato. Ogni anno il 15 agosto si faceva alluminaggio, si festeggiava per la fine dell'anno. Contemporaneamente ne sento un altro. Contemporaneamente ne sento un altro ancora. E sento, gli da corso, mi stanno ammazzando mio marito. Il tempo che io conosco la voce di mia nora, il tempo che io dove ero seduto per andare fuori, sento mio figlio che apre il cancello con tutta la sua forza, con una mano si teneva il petto, come se volesse asciugarsi il sangue. Con l'altra mano tirava sua moglie, la butta per terra. Sua moglie, io ho cercato di abbracciare mio figlio e sentivo le spare, che loro sparavano ancora, continuavano a sparare, che mi passavano a destra e a sinistra. Mia nora, quando è stata buttata a terra, si rialza e ci dice, io so chi siete, non so il motivo, continua a sparare, gli sparano un colpo a cuore e quella cade a terra.
cade a terra. Io già mio figlio l'avevo adagiato a terra perché ho capito che non c'era più nulla da fare. Mia figlia, se lei in qualche occasione ha bisogno di sospendere un attimo, lo dica tranquillamente, bene. Anche perché la voce deve essere chiara, se no si registra male. Quindi lei, se ha un momento, sospendiamo e riprendiamo subito, non si preoccupi. Io chiedo sempre scusa. No, lei non si deve scusare. Perché? Se ha bisogno di un minuto, un attimo per riprendersi, sì, lei lo dica e sospendiamo, non ci sono problemi. Un attimo, prego. Ricordo il tempo che mi bevo un po' d'acqua. Prego. Scusatemi, riprendo. E quindi mia nora a Carpone voleva andare da Sonino. Mia moglie, coraggiosamente, assieme a un altro vicino di casa, assieme a qualcuno dei miei figli, l'hanno alzata e l'hanno messa in macchina a portarla a punto soccorso. Però già lei non c'era più, che aveva gli occhi girati. Però abbiamo ricercato di poterla salvare. Non ci fu nulla da fare. Arrivano al cimitero, mia moglie mi dice: tu vieni con Nino. Quando abbiamo visto che Nino non c'era nulla da fare, siamo rimasti lì a gridare a tutto. Non lo auguro mai a nessuno. A gridare. Contemporaneamente aprono la strada, che avevano bloccato la strada che non passava nessuno, e vedo passare una macchina scura con persone a bordo e gli grido, gli faccio in faccia: disoneste, vi riuscite il colpo. Loro, anziché fermarsi e dire che cosa sta dicendo, hanno accelerato e sono andato via. Subito dopo arriva una macchina della polizia con un a bordo e chiedeva che cosa aveva successo. Vedi che hanno ucciso un tuo collega. Questo mi ha fatto tante delle domande, chi era, chi non era, eccetera, eccetera. Dai l'allarme, perché a loro non c'erano telefonine, uno per poter telefonare, il telefono era lontano. Dai l'allarme. E lui: che è successo? Mi sono arrabbiato. E ho preso il baracchino che loro allora avevano, una specie di baracchino sul cruscotto della macchina, forse l'ho saputo maneggiare e forse ha dato l'allarme. E subito sono arrivate lì poi macchine della polizia, macchine dei carabinieri, tutte quanto, eccetera, eccetera. E ho aspettato ore e ore. Il medico legale, in questo frattempo mia moglie si trovava appunto soccorso di Carine, che mia nora non c'era più, e io aspettai lì ore e ore. Quando arrivano il medico legale e il magistrato di turno, danno disposizione di fare la perquisizione addosso a mio figlio e gli trovano il portafoglio in tasca e mi danno il portafoglio. Voi pensate che io volevo il portafoglio, volevo mio figliolino. Con rabbia, ho scagliato contro il muro il portafoglio, si è aperto e sono usciti tutti i documenti che aveva mio figlio, scritte, non scritte, tutto. Ho visto che dicono che erano poliziotte. Ho visto persone che raccoglievano tutti questi documenti. Questi documenti a uno le guardavano tutti quanto. In uno di questi rettangolare dritto c'era scritto: se mi succede qualcosa andate a guardare dentro il mio armadio. Non hanno guardato nulla.
la sorella che aveva asciugato il sangue al fratello, e all'indomani doveva fare 18 anni, se la sono prese, affrugato nella borsetta di mia nuora, hanno preso le chiavi di casa mio figliolino e se la sono portata, che mio figliolino abitava ad Ortofonte, si aveva affittato una casa lì ad Ortofonte, che per poter pagare di meno l'affitto, se la sono portata ad Ortofonte, hanno frugato e uno di questi dice: abbiamo trovato, ce ne possiamo andare. Chi erano questi, signor Agostino? Lo deve specificare. Io questi... Non dico i nomi, dico a chi appartenevano. Dicono che appartenevano alla Polizia di Stato. Alla Polizia di Stato. Dicono, io non l'ho conosciuto, non l'ho visto e quant'altro. Verso... E quindi mia figlia Flora io non l'ho visto più. Verso l'una, alle due di notte, è stato sentito. Mi viene a trovare una macchina della polizia. Dice: il capo della squadra mobile ci vuole parlare. Mentre che obbedisco sempre, vado alla squadra mobile, salgo, allora avevo 52 anni, quindi i gradini non neanche li vedevo, salgo e nel corridoio mi hanno fatto trovare una ragazza, un ex fidanzata di mio figlio, e dico: Lia, che fai qua? Si mi hanno portato qua, signor Agostino, e basta. Io sono entrato poi dove che avevano invitato, mi hanno invitato la barbera, allora era capo della squadra mobile, questo la barbera. E arrivando lì, con una voce autorevole, con una voce che non mi posso dire con quale tono, lei mi deve dire tutto quello che sa. Che cosa devo sapere io? Mio figlio con me non si confidava. Mio figlio con me non mi diceva mai nulla, quello è il lavoro che facevo. Lei me lo deve dire, perché se avete trovato gli appunti che avete trovato a casa, cosa dicono? Fatemi vedere pure a me questi appunti che hanno trovato loro nella busta, quello che hanno trovato. E io le volevo vedere pure. No, non si può qua, noi stiamo facendo indagine, noi stiamo facendo indagine, non si può qua, non si può qua. Va bene. Allora mi raccompagno nuovamente al cimitero di Carine, e lì abbiamo passato tutta la mattinata, che dopo alle 9 c'è stata l'autopsia. Signor Agostino, per noi può bastare, diciamo, questa, poi se le altre parti vogliono avere delle delucidazioni, per noi può bastare. Io vorrei fare un passo indietro. Lei ha parlato di questa macchina nera che è passata dopo, ma prima della macchina nera, lei sa... Ha visto lei o ha visto qualcuno che glielo ha riferito chi aveva sparato? Cioè, da dove provenivano gli spari? Gli spari praticamente venivano quando mio figlio è uscito del villino, chiamiamolo così, come si può chiamare, da questa parente, che erano 4-5 villine più avanti verso andare verso l'aeroporto. E quindi questa macchina, in quel momento, scusatemi, quando mio figlio esce di casa mia, quella sera, in quella strada via Cristoforo Colombo non passa più nessuno, per circa 40 minuti, un'ora. Non passa poi, più. Poi questo glielo chiedo, signor Agostino, mi riferisco a questo, cioè lei sa... Cioè, ha visto personalmente, o qualcuno che ha visto personalmente gliel'ha detto, da dove hanno sparato, dove erano queste persone, quanti erano? Queste persone erano su una motocicletta. Su una motocicletta. E quindi sparavano lì. Che tipo di motocicletta? Lei l'ha visto personalmente? La motocicletta poi l'ho visto mentre era bruciata. Però devo precisare ancora un'altra cosa.
che mio figlio si è sposato il 1 luglio 1989. Dal 1 luglio 1989 è partito per viaggio di nozze giorno 6. Dal 1 al 6 mio figlio andava assieme alla famiglia Castelluccio ogni giorno a San Giuseppe Ato. Andava lì. Chi c'era a San Giuseppe Ato? Poi torniamo di nuovo indietro. Però per adesso mi dica chi c'era a San Giuseppe Ato. A San Giuseppe Ato c'era la sorella della consuocera, Alessandro, come si chiama? D'Alessandro si chiamava, no? Il nome non lo so. Sposata con uno Santo Sottile. Sposata con questo, con Santo Sottile, l'ho saputo io poi all'ultimo, che prima non sapevo chi era. Devo precisare anche un'altra cosa, che mentre c'erano le preparative del matrimonio, un giorno mio figlio viene e dice: papà, dice, la macchina me la devono prestare alcuni parenti. Ho detto va bene, così risparmia meno quello dell'affitto della macchina. Dopo circa un 15 giorni viene a casa e mi dice: papà, la macchina, la Volvo che aveva Sottile, non gliela possono prestare perché o sbirro non si presta questa macchina, la suocera. Io mi sono adoperato, conoscevo altre persone, un certo Ciaccio Giuseppe che aveva la stessa macchina, la stessa Volvo di Rocca Palumba. Telefono a questo Ciaccio e ci dico: Giuseppe, si tratta questo, questo e quest'altro. Entraci, vanno a pigliare la macchina. Sono messo sulla mia macchina, una Renault, allora aveva una Renault 11, e vado a prendere questa Volvo a Rocca Palumba. Abbiamo fatto cambio. Perfetto. Sì, facciamo di nuovo un passo indietro, perché lei mi ha detto che era una motocicletta, mi ha detto che era la motocicletta, se ho capito bene, che è stata poi trovata bruciata, l'ha visto bruciata. Quante persone c'erano sulla motocicletta? Qualcuno gliel'ha detto? E se sì, chi gliel'ha detto? Allora me l'aveva detto mio figlio Salvatore. Salvatore. Che subito dopo che facciò pure lui, ha visto che sulla motocicletta c'erano due persone, due individui. E da allora mio figlio non ragiona più. Senta, relativamente proprio a questi fatti, dopo la, se lo, si ricorda se dopo la morte di suo figlio era stato coperto con qualcosa, se c'era una maglietta vicino al corpo di suo figlio? No, io ricordo che mia figlia Flora e l'altra mia figlia hanno preso tutti gli asciugamani che c'erano per poter asciugare il sangue del fratello. E quindi quando poi è arrivata mia moglie dal pronto soccorso, che non la volevano far entrare, le danno: io sono la mamma, io ho sentito la voce di mia moglie, fatela passare che è mia moglie. Forse l'hanno fatto passare durante lei, si è fatto largo per poter entrare. Che lei poi ha buttato queste asciugamane che mi avevano preso, andò a prendere la coperta sul letto matrimoniale e l'ha messa addosso a mio figlio. Quindi diciamo lei di una maglietta non se ne ricorda chiaramente? Nel modo più assoluto, non mi ricordo nel modo più assoluto questa maglietta, io non me lo ricordo. Signor Agostino, torniamo... Cioè, vediamo un attimo se dopo questo momento, cioè io penso chiaramente un momento di questo genere, con suo figlio ucciso, sua nuora uccisa, un po' di confusione indubbiamente. Dico, voi avete fatto un po', diciamo come si dice, mente locale, cioè avete ragionato, avete pensato
che cosa era successo, se c'era qualcosa nel passato che potevate dire che poteva essere utile. Cosa vi è venuto in mente in particolare? In particolare a me mi è venuto in mente che mentre mio figlio era in viaggio di nozze sono venuti due a bordo di una motocicletta. Io quell'anno, nel 1989, a mare non c'ero mai stato perché avevamo fatto delle preparazioni del matrimonio e quant'altro. Ogni anno lì c'erano riparazioni da fare, che il mare probabilmente alcune volte entrava pure dentro. Stavo facendo queste preparazioni, sento aprire il cancello e vedo una persona che mi guarda, addosso aveva, non so come si chiama, una specie di, scusatemi, tutto, un marsupio, mi sembra che si chiamava. Ah, allora. Un marsupio. E ho visto quello che c'era lì dentro, ho capito che allora avevo io 52 anni, ho subito capito che c'era lì dentro armi. La pista. L'ho notato attraverso questo marsupio e lui l'aveva addosso. E mentre che neanche bussando, mi chiede, c'è suo figlio? Io, come figli maschi, ce ne ho due, ho detto chiedi i miei figli. Il poliziotto non c'è. E senza salutare, senza dire niente, tenta di uscire nuovamente. Io fra me e me ho pensato, guarda questo, non mi ha detto un nome, un cognome, come si chiama? Allora faccio un balzo a 52 anni e lo raggiungo sulla strada e gli dico che lui già era pronto. Dico, senta, ma lei chi è? Si è portato quello che c'era a cavalluccio della motocicletta, dice che siamo collega. Signore mio, quando questo individuo che si è portato, che era a cavalluccio della motocicletta, dice che siamo collega, io quando l'ho visto con questa faccia lunga, il naso pure lungo, robusto, eccetera, eccetera, penso se questo viene qualcuno, che allora c'erano i falchi a Palermo che giravano con le motociclette. Ho pensato questo, però ho pensato contemporaneamente, il primo fermo che fa, tanta la bruttezza che c'era, ci cadevano davanti, qualche delinquente quando faceva come si chiama. Se ne sono andato, verso direzione Palermo, a senso inverso. E quindi non mi viene più in mente come si chiama. Questo voi lo dite, poi, voglio dire quasi subito, insomma, nell'arco di poche settimane, diciamo, dal logico, perché poi, come dice lei, cercavamo ricordi che cosa poteva avvenire, che cosa è avvenuto, il motivo. E mi rammento che vengono queste due a cercarlo quel giorno, tra l'8 e il 10 luglio, una cosa del genere. Durante la partenza del viaggio del mio figlio da Palermo a Catania, eravamo io, mio figlio, mia moglie, mia nora e mia figlia Flora. Con mia figlia Flora si litigavano nella macchina, Nino e Flora. Si litigavano stuzzicando, tu ti sei sposato, tu di qua, tu ora non fai parte più della famiglia, eccetera, eccetera. Scherzare, fratelli e sorelle. Io quell'anno a Flora avevo regalato un paio d'occhiali. Strada facendo, prima di arrivare, ho imboccato la strada per l'aeroporto di Catania, la Flora ci fa a Nino, Nino, ti regalo. Gli occhiali, in modo tale che tu in Grecia non ti rovini gli occhi. Lui
senza dire niente, senza dire come, si mette l'occhiale, che allora aveva la maglietta, come si chiama, sulla giacca, e se ne va. Siamo arrivati all'aeroporto di Catania. Lui praticamente si stavano preparando per fare l'imbarco e ha visto qualcuno che lo seguiva, qualcuno che c'era lì. E ci dicono: Flora, ti restituisco gli occhiali, non vorrei che i militi questi rompano gli occhiali. Io allora, che ci sentivo abbastanza bene, dice: Senino, tu sei venuto all'aeroporto di Catania per partire per viaggio, non so, prendo per litigarti con i catanesi. Papà, ti prego, sbrighimi la carta d'imbarco, che io devo andare qui un attimo al posto di polizia. E c'era sempre qualcuno che ci girava attorno. Lui andò al posto di polizia e io, questo praticamente che girava attorno, non l'ho visto bene in faccia. Quando con mia nora abbiamo sbrigato la carta d'imbarco e mia figlia ancora era a porto di polizia, esce di là e si prende la carta d'imbarco assieme a sua moglie, che chiama Nicola, e se ne vanno. Però questa persona ancora che gironzolava, mia moglie se ne accorge chi era questa persona, un personaggio con i capelli ricci, neri. Io soltanto ho potuto notare, poi mi venne in mente, questa persona con i capelli ricci, che era poco poco più basso di me. Io misuro 1,81 allora, oggi di meno perché sono accasciato. E ho visto queste che girava con i capelli neri, ricci, però in viso non l'ho visto io. Finito. Giorno 13. Ritornano mio figlio il viaggio di nozze e lo vado a prendere io all'aeroporto di Catania. Quando abbiamo visto Nino... Mi scusi signor Agostino, il giorno 13, parliamo di 13 luglio dell'89? 13 luglio dell'89, loro lo fanno viaggio perché era una settimana. Sono partiti il 6 e sono tornati il 13. Il 13 lo vado a prendere io con mia moglie all'aeroporto di Catania. Mentre che ci salutiamo, loro erano giù di morale, avevano gli occhi che lacrimavano, però non si pare accorgere di noi, avevano sempre la testa bassa, sia marito che moglie. Lì loro avevano conosciuto una coppia di spose in viaggio di nozze. Dice: papà, ci possiamo dare passaggio a queste? Nino, la macchina è collegata per 6 persone, noi in tutto siamo 8. Tu ti metti davanti con me, che era più alto, più come si chiama, guidavo io, perché l'ho visto che lui era demoralizzato. Ti ha seguito qualcuno, papà? Nino, che vuoi che mi segue? Fammi capire qualcosa, Nino. No, niente papà, niente, niente, non successe niente papà, no, perché lui mi tranquillizzava sempre, che sapeva che io soffrivo di cuore, mi tranquillizzava sempre. Siamo arrivati a casa mia, lui si prende la sua macchina, si prende quello che c'era, le valigie, e se ne vanno ad abitare ad Altofonte. E quindi mio figlio mi ha dato questa cosa. Prima di questo aveva successo un'altra cosa. Un giorno prima di sposarsi, lui mi venne a trovare sul posto di lavoro, che io lavoravo alla Ferrero, che ero responsabile del magazzino della Ferrero di Palermo. E mi dice: papà, dammi passaggio che io la mia macchina ce l'ho rotta. E ho detto: Nino, ora appena che chiudiamo ce ne andiamo. Passò un'oretta, una cosa del genere, abbiamo chiuso il sarrecinesco, tutto quanto, e ce ne siamo andati a casa.
guidavo sempre io. Quando siamo arrivati, Corso Calatafime, verso l'Arco Antico, noi lo chiamiamo così, vicino alla chiesa, c'è una chiesa, c'è un arco, mi ha chiamato l'Arco Antico, mio figlio mi fa, dice, papà, io con la mia vacca non posso più circolare. Voi immaginate come divento io? Ha corso la macchina. Nino, che è successo? Dimmi, fammi capire qualcosa, Nino. Niente, papà, niente, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Perché sapeva sempre che io soffrivo di cuore. Non mi facevo preoccupare. Signora Costino, una domanda la volevo fare. Suo figlio le disse mai che voleva essere trasferito? Da dove si trovava come lavoro? Diciamo. Sì. Mio figlio, precedentemente prima, mi chiedeva sempre, papà, conosci qualcuno per potermi trasferire prima che andiamo a finire tutto nel calderone? Tutti nel calderone, ha detto. Sì. E lei gliel'ha chiesto che cosa intendeva dire? So, lui, pure che io ci facevo la domanda, Nino, dimmi perché, lui rifiutava, non mi diceva mai il motivo. E quindi tante volte mi diceva, prima che andiamo a finire tutto nel calderone, se tu mi vuoi fare trasferire. Io, signore, io non conoscevo nessuno e quindi non l'ho potuto fare. E lui è rimasto lì. Senta, signora Agostino, come ha detto il Presidente agli atti, abbiamo il recente probatorio che si è svolto. Lei ha riconosciuto una delle persone nel corso dell'incidente probatorio? Sì. E lo conferma qua, questo riconoscimento? Logico, lo confermo. E nel corso degli anni le sono state varie volte. Dico, diciamo, per non lasciare la cosa, il riconoscimento riguardava Aiello Giovanni. Aiello Giovanni, sì. Non voleva, lo ha riconosciuto. Gli atti, perché, e lo ha riconosciuto in relazione a tutto questo racconto che ha fatto fino adesso. L'ho riconosciuto a Ello dopo che alla squadra mobile mi avevano fatto vedere tante tante fotografie. Sì, sì. No, questo d'accordo, c'è l'incidente probatorio eccetera. Le volevo chiedere, rispetto a questo racconto che ha fatto fino adesso, questo signore che poi lei ha riconosciuto in Aiello Giovanni, lo aveva visto in queste circostanze? No, soltanto l'ho visto sulla motocicletta quando sono venuto là. Quindi era la persona che lei ha riconosciuto sulla motocicletta quando venne a casa sua a dire suo figlio il poliziotto c'è? No, lui me l'ha detto. L'ha detto l'altro, ma lui era sulla motocicletta. Lui era sulla motocicletta a cavallo. E gli disse, gli dica che siamo colleghi. Esatto. Questa persona. Secondo le sue dichiarazioni, quindi Aiello Giovanni, che poi lei ha riconosciuto, era questa persona sulla moto, che qualche giorno prima era venuto a cercare suo figlio. Sì, signore, fra l'8 e il 10 luglio, non ricordo con precisione. Questo è Giovannaiello. L'ho riconosciuto, che lo cercavo sempre per poter individuare chi era questo individuo. Signora Costino, una cosa la volevo chiedere. Ecco, lei ha detto poco fa, mi hanno mostrato tante e tante di queste fotografie per riconoscere queste due persone, essenzialmente, sì, queste della motocicletta, sì, in questura. Dico, volevo riuscire a capire, in questi casi, ormai abbiamo acquisito i verbali, lei ha sempre detto, anche quando ha riconosciuto, dice, voglio vederli di persona per essere sicuro. Perché voleva vederli di persona? Volevo vedere di persona perché non volevo buttare a nessuno. Con che? In galera. Quindi io volevo vederle di persona perché per poter confermare se erano loro o non erano loro. Per questo insistivo sempre quando facevo il verbale, ma io le voglio riconoscere, voglio vedere le persone, in modo tale che non mi sbaglio, non butto a nessuno in galera. Per questa ragione, signor Presidente. C'era anche un motivo relativo alla conformazione del corpo, non so di altro, o all'altezza, che ne so io, per cui lo voleva vedere integralmente. Diciamo. Esatto, esatto, perché quando si è presentato questo Giovannaiello, aveva questa faccia come se fosse avuto un cavallo davanti, mi dovete credere, lunga, naso lungo, e l'ho visto sempre sul lato sinistro
preciso anche questo, l'aveva tutta buttrellata come si fosse avuto allora il Baiolo, quindi era così brutto, ripugnante vederlo. E quindi lo cercavo. E nessuno sapeva che era questo Giovannaiello. Senta, una cosa le volevo dire. Lei, questo lo do come un dato oggettivo, diciamo, come riconoscimento di presenza, oltre all'Aiello, ha riconosciuto precedentemente Giuseppe Lucchese, Giuseppe, giusto? Sì. Pino Lucchese. E nella fattispecie parlo dei verbali del 2 aprile del 90 e del 3 agosto del 93 e 5 luglio del 2011. Ora, quello che volevo capire da lei era, si ricorda come fece questa, lei ne ha parlato nel corso di un altro dibattimento, dico, se ce lo può ripetere, come la fece questo riconoscimento di Lucchese, se lo ricorda? Sì, questo riconoscimento di Lucchese, che era a Termine Imerese, a carcere di Cavallacci. A carcere di Cavallacci. Di Termine Imerese. Allora diceva, nel 90, che io insisteva con questo individuo, con questa faccia di cavallo, e quell'altro che era sceso dalla motocicletta, per vedere se potevo riconoscere qualcuno. A carcere di Cavallacci mi portano, io vestito da frate, sono andato e cappuccino. Un prete mi ha prestato, come si chiama, il saio, e io l'ho messo perché aveva la barba, come si chiama, i sandali e tutto quant'altro, per non essere riconosciuto. E mi portano i cavallacci. I cavallacci iniziano a passare in fondo al corridoio che io vedevo attraverso il portone, che c'era una specie di grada piccola, quando si affaccia il piantone che dice chi siete. Attraverso questo io vedevo che passavano questi individui in fondo. Nella fattispecie ho riconosciuto, ho detto è lui, però lo voglio vedere di presenza, Lucchese, e mi sono sbagliato. Che non era Lucchese, no, che era come si chiama. Quando un'altra volta fanno l'arresto di Madonia. Ora ci arriviamo a questa cosa, fermiamoci a questo riconoscimento di Lucchese. Lei lo ha visto quindi in lontananza? Sì signora, non l'ho visto come si fa, come mi hanno fatto vedere in vicinanza a tu per tu, in lontananza. Nel corridoio a buio, quasi al buio, e passavano queste persone, dice riconosci qualcuno, io più o meno ho detto Lucchesetto, che praticamente ci assomigliava in qualche modo, e quindi... Comunque, dei due soggetti lei ha parlato, di quello che è venuto verso di lei e di quello che è rimasto sulla motocicletta. Questo, cioè, quello che lei aveva riconosciuto per quanto riguarda Lucchese, qual era dei due? Quello che aveva sceso, che aveva chiesto di mio figlio. Quindi quello che era sceso dalla motocicletta? Sì. Quindi l'altro rispetto a quello che poi lei ha riconosciuto in Aiello. Esatto. Ah, perfetto, questo per riuscire a capire. Lei stava dicendo qualcosa, ha detto Madonia, ma non ho capito bene di che cosa stava parlando. L'ho bloccata, quindi se vuole continuare. Sì. Allora, quando c'è l'arresto di Madonia, lo vedo in televisione e dico, guarda, è questo che era scesa e chiedermi di mio figlio. Vado in procura per fare questa rettifica del verbale.
E forse mi hanno detto, dice, no, non vale la pena ora, dice, lo facciamo, dice, dopo quando ci sarà l'udienza, quando ci sarà quant'altro. Lei si ricorda di che periodo stiamo parlando? Perché gli arresti sono vari, diciamo, poi ve lo dico, però per adesso sì, non dico nulla. L'arresto, non so, fu 92, 93, una cosa del genere a Lucchese. Allora, abbiamo un arresto nel 1989, che sarebbe lo stesso anno in cui è stato ucciso, esatto, suo figlio, e un arresto nel 91. Questi due sono, no? Forse può quella del 91, che io riconosco in televisione a Madonia. Però non è sicuro di questo, diciamo. Non se lo ricorda con certezza. No, con certezza praticamente confermo poi che era lui che era sceso per terra, a terra con il masuco, e mi ha chiesto del mio figlio se c'era mio figlio, io ho detto chi è, di tutti e due, e lui mi ha detto il poliziotto. Quindi lei non è mai stata mostrata una fotografia dei Madonia, diciamo così? No. Dico i Madonia in maniera generica? No. Diciamo per adesso. Non mi è stata mai mostrata, però io ho confermato che era lui quello che era sceso dalla, per chiedermi del mio figlio. Lei l'ha confermato a chi? Alla, al pubblico ministero, non so come... L'ha accennato, diciamo? Sì. Sì. Ecco, semplicemente accennato. Però non ce l'abbiamo ancora. Sì, ecco, io facciamo un altro passo indietro. Suo figlio decide di fare l'agente. Come mai suo figlio aveva deciso di fare l'agente? Avevate qualcuno che conoscevate che faceva questo mestiere? Io, nella qualità di magazziniere della Ferrero, veniva un maresciallo della Polizia di Stato, e quando veniva questo c'era il capo filiale, mi dava disposizione di farci del regalo, che c'era questa cosa, alcune volte ci regalava un pacco di Nutella, alcune volte un pacco di Brioche, alcune volte, dipende. In questo caso avevamo preso una confidenza, una, come si chiama, con questo maresciallo. Quando mio figlio finisce il diploma elettrotecnico, doveva andare a fare il militare. Andare a fare il militare, allora c'è la possibilità di fare il militare semplice o ausiliario. Mio figlio mi chiede, papà, abbiamo problema se io voglio rifare la domanda per fare il militare ausiliario come nella polizia? Ho detto, Nino, lo puoi fare tranquillo, perché io, grazie a Dio, non io, neanche la buona anima di mio padre, che mi ha lasciato a 18 mesi, avevamo i carte macchiate, i carte, la nostra, il casellario giudiziario era integro, quindi Nino ha potuto fare questa domanda. E per fare questa domanda io ho chiesto a questo maresciallo se mi poteva far avere dei moduli per fare questa domanda. Sì, ma al di là di questo, io volevo capire, voi conoscevate una persona che faceva parte della polizia? Sì. Avevate un amico che, sì, lavorava in polizia? Come, sì, si chiamava questa persona? Questo che lavorava in polizia, che l'avevamo conosciuto tanto tempo fa, si chiamava Guido Papolille, era un poliziotto pure lui.